Ciao a tutti, sabato 15 ottobre, siamo in agro di Ruvo di Puglia, nel bosco di Scoparella, un bosco bellissimo di roverelle, con un sottobosco rigogliosissimo in questo momento, tra l'altro molto molto bello perché è tutto fiorito con i ciclamini. E niente, siamo alla ricerca di ghiande di roverella, ce ne sono tantissime, gli alberi hanno prodotto veramente tante ghiande, ci sono anche tanti altri alberi, insomma, arbusti che hanno prodotto frutti e anche, insomma, bacche che andremo a raccogliere. Stiamo cercando prugnolo. Le ghiande della roverella, appunto, che l'anno scorso non siamo riusciti a raccogliere, e poi anche il pero selvatico, e insomma qualunque altra cosa riusciamo realmente a trovare. Il bosco è bellissimo, ve lo mostro e vediamo come va. Oggi siamo in gruppo, è un'uscita di gruppo con alcuni dei membri del gruppo Facebook proprio di autoctoni. Siamo tutti insieme alla ricerca di ghiande e frutti e bacche e io personalmente funghi. E nulla, ci stiamo facendo questa passeggiata in questo bellissimo bosco e adesso vediamo un attimo. Nel sottobosco è un'esplosione di ciclamini, bellissimi, è pieno, ovunque. Ecco, ad esempio, questa roverella gigante, che probabilmente è secolare, che è qui dietro di me, vi faccio vedere, ha prodotto veramente tantissime ghiande. Apriamo la telecamera, è pieno sotto l'albero. Tante sono verdi e alcune sono più marroncine e adesso ne raccoglieremo veramente tantissime in modo da fare scorta. E anche nella nostra passeggiata siamo arrivati sotto un grandissimo, mai visto così grande, pero mandorlino. Sono in controluce, enorme. Vi faccio vedere anche sotto l'albero. Ci sono un sacco di frutti già caduti. È bellissimo, bellissimo. Adesso ne raccogliamo anche qualcuno da questo pero. Lo jazzo del demonio con vicino la quercia secolare immensa, enorme. Oh, siamo quindi arrivati sul ponte dell'acquedotto. Stiamo camminando sul ponte, un punto panoramico dal quale si riesce a vedere, come vedete alle mie spalle, tutto il bosco di Scoparella e anche il parco dell'Alta Murgia. Qui, proprio dove vediamo se riesco lì, ecco, si vede lo jazzo del demonio, dove eravamo pochi minuti fa, e niente, qui è bellissimo. Abbiamo raccolto un sacco di ghiande, il mio bel cestino, pero selvatico, rosa canina e altre bacche. E adesso continuiamo la nostra passeggiata. Sono con degli amici lì in fondo. E rientreremo all'interno del bosco. Passeremo su tutto il ponte e poi andremo all'interno del bosco. Ci sono i cinghiali e quindi qualcuno mi chiama. Sono delle ghiande molto grandi e diverse dal
dal solito e quindi niente, penso che le raccoglierò. Si sentono i cinghiali in lontananza, però in questo percorso che stiamo facendo in questo momento, ve lo voglio mostrare, è pieno di perastri, il pero selvatico, da cui appunto possiamo raccogliere i frutti e all'interno del frutto poi ci sono, come una pera qualunque, 5-6 semini che possiamo utilizzare. Io l'anno scorso ho avuto fortuna e quindi quest'anno lo farò di nuovo e ve li mostro, ve li faccio vedere. Ecco qui, un pero selvatico, bellissimo, carico carico di frutti che non sono ancora maturi, però attenzione perché questi frutti vanno fatti maturare. Una volta si usava sulla paglia, e poi sono commestibili anche. Pare che siano anche molto molto buoni. Alla fine abbiamo raccolto veramente tanto, tantissime ghiande, qualcuna più scura, qualcuna più verde. Quelle verdi, così come mi hanno consigliato, proverò a farle maturare a casa. E poi qualche pera di pero selvatico, qualche rosa canina e anche qualche funghetto, perché no? E niente, va bene, mi sembra un buon raccolto. Io spero vivamente che quest'anno si possano, spero di riuscire a piantare un po' di roverelle. Va bene, ci vediamo la prossima volta, allora vi aggiorno su come va con le roverelle.